Attenzione, no, aspettiamo. Io ho da fare. Occhio. Ecco, vedi. Ah, non c'è un minuto. Buonasera, Valentina, come andiamo? Tutto bene? Bene. Tutto mi bene. Mi chiamo Monica. Cavolo, Monica. Oh. Tu mi dici Valentina. Io non ho detto niente. Ho detto vai da Valentina. Vabbè, ma io Monica. L'ho fatto apposta. Dai, ah, dove fai? Si scherza. Lei è Giada, tu Monica. Ogni tanto fai. Ti ho capito. Non mi fate fare queste figuracce. Dai. Allora, portiamo. Dai, scendo io stavolta. Scendi tu, scusa, Caro Matt, corri. Vai, prego, saliamo. Eccoci qui. Come si sente in questo momento? Molto bene. Molto bene, allora aumentiamo la velocità perché questa cosa non ci piace solitamente. Allora, partono sempre tutti. Le donne corrono più degli uomini, mi sto accorgendo. È vero, è vero, noi siamo già fusi. No, aumentiamo, non schiacciare così che va in 22 e mezzo come prima. Che serve, qui nessuno corre. No, aspetta, adesso piano piano sa. Aumenta qui. Mike, se schiacci, guarda. Che succede? Ah, nessuno vuole farci andare veloce le persone. No, come hai fatto prima, le portate a 22 e mezzo. Comunque ancora nessuno è svenuto, io sono molto insoddisfatto di questa storia. E poi mi piace anche l'inclinazione. Io vorrei dare il cambio a Matt, dai, per una volta io mi metto a correre. Grande Michael! Per una volta mi metto a correre, dai. Questa volta ci sto, vai. Iniziamo a chiedere qualcosa. Chi sei? Di cosa ti occupi? Io sono una sociologa, mi chiamo Monica Fabris e ho lavorato per Telethon e per Telecom. Quindi sono contenta di essere qua. Quindi perché a partecipare a queste. No, corro innanzitutto perché si corre sempre per se stessi, il mondo dello sport è un mondo un po' individualista, un po' solitario, invece poter correre per gli altri è una cosa bellissima. Sì. E mi piacerebbe che ci fosse una palestra per Telethon e io correrei molto volentieri. Una bella idea. Anch'io, sarei il primo. Cosa pensi di questa iniziativa sul web, questa nuova cosa? Penso che è molto bella perché porta le persone sul web e poi le porta fuori dal web. E quindi mette in contatto la vita reale, la vita virtuale e porta le persone a dedicare quel minimo pensiero alla ricerca, che è un tema che non entra mai nelle nostre menti. E soprattutto quanto è importante coinvolgere questa parte, diciamo, di pubblico più giovane? È importante perché è proprio a partire da questa età che si comincia a coltivare una sensibilità e quindi sono loro i primi destinatari di questa operazione di sensibilizzazione, che sono loro più vicini alla vita e questo è un momento di vita. Telethon porta la gioia, i sorrisi, le speranze, oggi sta portando tanti successi e con Telecom è anche la migliore associazione perché anche Telecom trasmette, diffonde, quindi penso che sia un'iniziativa che ci faccia molto bene a tutti. Perfetto. Io direi che possiamo anche salutare. Sì, salvatemi perché io sto per morire. Vuoi il cambio? Sì, vorrei il cambio. Vai, caro. Con noi ti rallento perché almeno è più facile scendere, che non vorrei mai raccattarti in Val d'Aosta. Quindi è meglio rallentiamo. Portiamo a uno, la facciamo scendere. Attenzione. Grazie di essere stata con noi. Grazie mille. È stato un piacere. Michael, tu accompagni, io corro.